Lo sai cos'è il silenzio? No. La metafisica del cosmo. Bella. L'hai scritta tu? No. Un genio. Come sta il bacino? Bene, grazie. Sì, meglio. Costumino delizioso. Sobrio. Sai cosa ci mettiamo qui? Lu. Chi? Lu. Lu. Lu Reed. Lu Reed. Is up when it's right. She said, hey baby, take a walk on the wild side. I said, hey Jewel, take a walk on the wild side. Should've gone barricading in the streets, looking for some familiar place to eat. Went to me, Apollo, sugar, see them go, go, go. Say, hey, sugar, take a walk on the side. Eccomi, sono Pessoa. Nacqui da un padre e da una madre, come tutta l'altra gente, come voi. Non ho mai avuto un'infanzia. Davanti a casa mia c'era un teatro, io lo ricordo e posso testimoniarlo. Ma poi non c'è altro nella mia vita, perché io ho voluto che non ci fosse. Capite? Io non l'ho voluto. Peripezie ne ho avute molte, tutte dentro di me, ben inteso. Ma le battaglie peggiori, le grandi tempeste, voi lo sapete! Lo sapete sì o no? Anita ha smesso. Non va più dalla psichiatra. E allora io vorrei rivolgere un appello a tutti voi, in particolare alla dottoressa, sperando che ci sia in platea, ecco, ora io vengo giù tra voi. Cercando la dottoressa della Anita, mia cara collega. Dottoressa! Dottoressa, sì, palese! C'è qui in mezzo a questa splendida platea? Ecco, mi pare di vederla. Sì, va bene. Ecco. Ma la tua ti mette sul lettino? No. Jean-Jacques? Merci beaucoup, Jean-Jacques.
Merci, Gia. Seduta. Tragedia, capite? Che non lo so, che vivo entrambe le cose come se fossero la stessa cosa, che non è né una cosa né l'altra. Il mio spettacolo sarà un fiasco, di questo ne sono sicuro. Non saprei dire in effetti se si tratti di dramma o commedia. Dramma. Buonasera, signor Pirandello. Le telefono, perché ho l'anima in pena. Mi piacerebbe telefonare ad Almodovar. Sì, non ci siamo mai conosciuti di persona, per ora. Però mi piace pensare che avverrà. Io gli direi che sono un'attrice favolosa, strepitosa. Gli direi, when I started to meet Almodovar, sei amita, sei una actriz. Quiero trabajar contigo, quiero hacer una película contigo, quiero lavorare contigo, quiero... Te quiero mucho, Almodóvar. Perché a Pirandello? Interessano l'anima in pena. Quindi tutti sono attori, giusto? Ah! E lasciami finire una buona volta, lo sai che è un pezzo che mi piace molto questo. Perché interrompermi? Ho capito, ma sai, ogni tanto bisogna interromperti se d'arte, ogni tanto una punturina di vario, ogni tanto. Ecco. Comunque, io dico, ogni tanto bisogna pure, sai, approfondire, no? Bisogna fare un lavoro sui sottotesti, le intenzioni, cioè non è che si può semplicemente declamare, gorgheggiare, cioè quello non è teatro, capisci? Bisogna fare un lavoro qui, capisci? Devi lavorare un po' qui, capisci? Qui, devi lavorare qui, con questo, qua, dentro, devi stirare più dentro. Puzza d'attore. Vogliamo parlare di questo morbo che attanaglia l'attore? C'è merda d'artista e poi c'è puzza d'attore. Ecco, hai la fortuna di avere come padre Laurence Olivier? Se hai la fortuna di chiamarti Pinco Little Ball Olivia. Masochismo dell'attore.
Vogliamo parlarne insieme? Non parliamo, ne stiamo già parlando. Comunque potremmo parlarne ad libitum. Sì, per ore, giorni, mesi, anni. E allora, a proposito, cara Anita, voglio leggerti l'intervista a Fabrice Luchini. Risponde: che cosa vuole che sia un attore? È un essere pieno di difetti? Un vanitoso? Uno instabile? Uno animato da altri? E lei? Sì, è proprio lei? Ah, non può che essere lei, è lei, sì, ma è lei, ma è chiaro, ma è proprio lei, ah, no, ma è lei, ma certo, sì, è proprio lei, ma ne sono sicuro, è lei, sì, è proprio lei, è lei, ma non c'è dubbio, è lei. Lei chi? Va bene, argomentiamo, dai. Conosco persone che non fanno gli attori, che sono molto più vanitosi di me, va bene? Chi? Vogliamo i nomi? Animato da altri? Sì. Vabbè, allora dico io, scusate. Io, va bene, sono animata da altri, però posso dire una cosa, sapete che palle essere animati solo da se stessi? Oh, io mi diverto un sacco, noi qui ci si diverte un sacco, no? Ci animiamo, noi non ci animiamo, capisci? Cioè, tutti insieme, siamo qui, che facciamo? Che cazzo fai? Cioè, che cazzo dici? Che ti ami? Che cazzo ti ami? E stai sedata, stai cazzo fai? Ma che cazzo fai? Ma stai tranquilla, ma che minchia stai dicendo? Che cazzo sono questi altri? E soprattutto tu, che cazzo sei? Cazzo! Un turone! Subito! Subito! Vedete? Dico, avete visto? No, dico, lo vedete? Cosa succede poi a fare l'attore? Avete visto che cosa succede? È chiaro, lampante, Che cos'è? Vedete fare l'attore cosa significa? Ve lo dico io cosa significa. Adesso lo state vedendo in diretta qui. Su Tele San Salvatore. Allora, io ve lo dico, perché io ve lo devo dire. Fare l'attore è sintomo di isteria. Ma che cazzo urli tu?